manifestazione culturale nata nel 1974 che si propone di svolgere l'attività in ogni campo dell'arte, dalla musica alla poesia, dalla pittura all'arte della parola e al teatro, ed è conosciuta soprattutto per la realizzazione di concerti di musica sacra. La collaborazione tra il Tempietto e la Chiesa di Gesù è recente. Iniziata nella Quaresima scorsa, dà ora vita all'oratorio di questa sera, ispirato al Cantico dei Cantici, di cui intende essere fedele espressione, per dar modo nel giorno dell'Immacolata di vivere una comunione dell'amore umano con la sorgente stessa dell'amore che è Dio. Ma del lavoro di questa sera, di questa iniziativa di questa sera, ci sarà una presentazione breve del padre Paolo Fiello, docente dell'Università Gregoriana. Perché io vorrei aggiungere solo, prima di cedere la parola al padre Paolo Fiello, che questa collaborazione tra il Tempietto e la Chiesa di Gesù si sta dimostrando feconda e ha già in programma altri appuntamenti, come per la prossima Quaresima una rappresentazione ispirata alla Via Crucis. Ringrazio molto il Tempietto, lo ringrazio per questa collaborazione, in particolare per il lavoro di questa sera, e so che ha richiesto una lunga preparazione. Ringrazio voi che siete venuti, anche per la vostra affezione alla Chiesa di Gesù, che come vedete è molto bella. E lascio la parola a padre Paolo Fiello, che presenta brevemente l'iniziativa di questa sera. Non è soltanto un canto d'amore così come lo conosciamo, è un poema di una rara e ardente passione. E nessun altro libro all'interno della scrittura sembra così spesso fuori posto rispetto ad altri libri. Gli Atti 24 costituiscono la raccolta delle profezie scritte. Nonostante questo, uno dei più grandi e autorevoli saggi del Talmud ebraico, Rabbi Akiva, diceva: tutti i libri della Bibbia sono sacri, ma il Cantico dei Cantici, Shir HaShirim, è il più sacro di tutti. Come può essere sacro un libro d'amore? La domanda ha un significato solo se si considera il Cantico nel suo senso letterale, ma nessuno che lo commenti lo considera in questo modo. È un canto d'amore, è vero, ha due voci, tra Dio e il suo popolo, Israele. Quindi è un'allegoria. E quando una persona eleva un canto a Dio, dimostra concretamente la propria gratitudine nei suoi confronti. E così si avvicina sempre più al suo creatore e Signore. Si racconta che un giorno, di sabato, mentre un rabbi stava cantando con i suoi, entrò nella casa un militare. Nell'oscurità nessuno si accorse della sua presenza, finché il locale fu nuovamente illuminato. Allora qualcuno notò un uomo in uniforme che piangeva e singhiozzava. Dopo essersi calmato, quell'uomo in uniforme raccontò ai presenti che i suoi genitori avevano abbandonato la fede dei suoi padri e quindi non aveva mai conosciuto. Ma dopo aver ascoltato cantare, si erano risvegliati in lui tutti i sentimenti fino ad allora soffocati per il suo popolo e per la sua fede. Possiamo dunque dire, in conclusione, che un
canto, una preghiera, un inno, una poesia, o semplicemente una melodia, che vengano veramente dal cuore e siano il frutto di una riflessione profonda, possono condurre l'uomo ai livelli più alti dell'amore di Dio. Perciò ci metteremo in ascolto di questo canto interpretato tramite le letture di Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, dove l'azione è immaginata nel Regno di Salomone, al momento della costruzione della reggia e del tempio a Gerusalemme. I temi che ascolteremo sono stati composti ricorrendo al canto spontaneo e si seguirà l'ordine dei passi biblici, che sono reinterpretati come risonanza da parte dei componenti del tempio. Essi, per questa rappresentazione, non percepiscono nessun compenso o rimborso, ma si impegnano per il puro piacere della discesa di quest'opera. Thank you.
Ma non mi invitate alla festa di fine lavori? Vai, vai. Non mi sembra che hai faticato molto. Stavi solo a guardare. Sciula, che fai qui? Ti prego, Gabriel, voglio rimanere alla festa. Ora si balla, voglio rimanere anch'io. Che succede? Sciula! Torna subito a casa. Sei troppo piccola per queste cose, via!
non vorrei essere nei panni di Salomone a controllare tutte le sue mogli. Ci pensi una dice, io adoro Dio Padre, un'altra io venero Dio amo, e un'altra ancora senti un po' Salomone, quando penserai un po' più a me, è bello essere la moglie del re, ma essere la moglie non una delle mogli. Jonas, sai cosa ti dico? Non vorrei essere nei panni di Salomone. Salomone aveva una vigna, affidò quella vigna ai suoi custodi di Balamo. Mille sicli d'argento erano il frutto di Balamo, di Balamo. Ma la vigna mia è solo mia, tutta per me, tutta per me. A te, Salomone, lascio i miei sigli, lascio la tua vigna e sovrappiù 200 monete di mancia tuoi custodi. Basta, tutti a casa. Finito il chiasso, silenzio. Thank you.
la misericordia di Dio. Quale amico, armato di una simile impazienza, potremmo trovare? Dove ti sei nascosto, amato, abbandonandomi gemente, come il cervo fuggisti dopo avermi ferita, uscì in programma e te ne eri andato. Che succede, Emilia? Hai visto? Pianti per amore?
Tieni, questo è quanto ti spetta per il lavoro di falegnameria. Passa alla tesoreria. Thank you.
andati avanti. Ora vado anch'io. Marta mi ha trattenuto. A proposito, che mi dici di Bila? Bila, quella ci vede. Non parlarmene più. L'ho vista ieri con lei. E poi? Racconti che pensa a me. Sarà, ma ti sei mai chiesto se non devi fare tu il primo passo? Ma tu le vuoi bene davvero? È l'amore dell'anima mia, ma non so parlare. So solo pascolare il mio greggio. Spalliera d'oro e i gradini tappezzati di porpora.